Ciao a tutti e bentornati al mio canale. Questi sono i materiali che servono per realizzare la borsa coffa stellata. Abbiamo qui l'aiuta naturale che si chiama sfilatelli integrali della merceria Mary.it, il fondo rotondo, i manici sempre della merceria Mary. Abbiamo qui tre numeri di uncinetto, un marcapunto. Passiamo al tutorial. Continuate a guardare se volete vedere come ho realizzato la borsa. Con l'uncinetto numero 4 andiamo a lavorare il fondo per la nostra borsa. Prendiamo i fili, passiamo e facciamo delle catenelle. Continuiamo a fare punto catenella in ogni buco disponibile. Continuiamo così fino alla fine del giro. Arrivando alla fine, tagliamo un po' il filo e ricreiamo la sola di chiusura. Passiamo qui così sotto. E passiamo di qua. Prendiamo il filo e andiamo a legarlo qui dietro. Poi la bloccherò con la colla a caldo per non sfilare. Uncinetto sempre il numero 4. Iniziamo a lavorare la base. Lavoriamo 3 catenelle. Nel successivo lavoriamo 2 catenelle. In questo lavoriamo 3 catenelle. In questo lavoriamo 2 catenelle. Quindi dobbiamo alternare 3 catenelle, 2 catenelle, 2, 3 fino alla fine del giro della nostra base. Arrivando a questo punto, chiudiamo con una maglia bassissima. Una catenella e lavoriamo un giro di maglia bassa senza aumentare. Continuiamo a lavorare una maglia bassa fino alla fine del giro. Arrivando alla fine del giro, chiudiamo con una maglia bassissima. Adesso iniziamo il punto per fare la nostra borsa. Primo giro facciamo 1 e 2 catenelle, carichiamo e lavoriamo una maglia alta non chiusa. Di nuovo carichiamo, lavoriamo una maglia alta.
aperta. Non chiusa. Chiudiamo tutte e tre assieme. Una catenella. Due catenelle. Entriamo qui, lavoriamo una maglietta non chiusa, di nuovo entriamo qui, lavoriamo una maglietta non chiusa, carichiamo il filo, entriamo qui nello stesso punto e lavoriamo una maglietta non chiusa, di nuovo carichiamo, entriamo, lavoriamo una maglietta non chiusa, di nuovo entriamo, lavoriamo una maglietta non chiusa, di nuovo carichiamo un filo, saltiamo 1 2 3 nella quarta, lavoriamo una maglietta non chiusa, di nuovo carichiamo, lavoriamo una maglietta non chiusa, di nuovo carichiamo una maglietta non chiusa. Adesso chiudiamo tutti assieme piano piano, perché questo è un filato naturale di juta. Chiudiamo con una catenella e così abbiamo il nostro primo petalo. Carichiamo 1 e 2 catenelle e lavoriamo una maglietta non chiusa, di nuovo una maglietta non chiusa, carichiamo, entriamo in questo punto, lavoriamo una maglietta non chiusa, di nuovo una maglietta non chiusa, di nuovo una maglietta non chiusa, saltiamo di nuovo 1 2 3 nella quarta, lavoriamo una maglietta non chiusa, di nuovo una maglietta non chiusa, una maglietta chiudiamo tutte assieme una catenella. Adesso dobbiamo ripetere questo motivo. 2 catenelle, 2 maglietta non chiusa, entriamo in questo punto, 3 magliette non chiuse, saltiamo 1, 2, 3 e lavoriamo altre magliette non chiuse e chiudiamo assieme. Quindi ripetiamo fino alla fine del giro. Arrivando a questo punto, saltiamo le tre maglie, abbiamo qui 6 asole, dobbiamo entrare qui nel primo petalo e chiudiamo tutti assieme. Rientriamo e facciamo una maglia bassissima. Cambiamo l'uncinetto,
prendiamo 4,5. Adesso dobbiamo andare a lavorare. 1, 2 e 3. Carichiamo 2 volte, che immediatissima. Entriamo in questo punto e lavoriamo 1 e 2, senza chiudere di nuovo 1 e 2. Entriamo e lavoriamo 1 e 2, chiudiamo una catenella e facciamo di nuovo 1, 2 e 3 catenelle. Carichiamo 2 volte, entriamo in questo punto e lavoriamo una maglia altissima. 1 e 2, entriamo, lavoriamo una maglia altissima. Carichiamo 2 volte, entriamo in questo punto e lavoriamo una maglia altissima. Di nuovo 2 volte, entriamo in questo punto e lavoriamo una maglia altissima. Entriamo e lavoriamo una maglia altissima. Di nuovo carichiamo 2, entriamo in questo petalo e lavoriamo una maglia altissima. Di nuovo carichiamo 2 volte, entriamo qui e lavoriamo una maglia altissima. Di nuovo carichiamo 2, entriamo qui e lavoriamo una maglia altissima. Chiudiamo tutti assieme. Una catenella. Di nuovo 1, 2 e 3. Carichiamo 2 volte e lavoriamo una maglia altissima, senza chiudere, di nuovo 1 e 2, entriamo e lavoriamo una maglia altissima. Di nuovo carichiamo 1 e 2, entriamo in questo punto e lavoriamo una maglia altissima. 1 e 2, entriamo e lavoriamo una maglia altissima. Di nuovo 1 e 2, entriamo e lavoriamo una maglia altissima. 2, entriamo qui e lavoriamo una maglia altissima. Carichiamo il filo 2 volte, entriamo qui e lavoriamo una maglia altissima. Di nuovo carichiamo, entriamo qui, lavoriamo una maglia altissima. Abbiamo sempre 9 assole, chiudiamo tutte assieme. Una catenella. Dobbiamo andare a ripetere questo passaggio fino alla fine del giro. Arrivando qui abbiamo 6 assole, entriamo qui dove abbiamo fatto il primo petalo e chiudiamo una catenella, rientriamo e facciamo una maglia bassissima. Terzo giro, dobbiamo lavorare di nuovo maglia altissima utilizzando ancora uncinetto 4,5. Lavoriamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Carichiamo 2, entriamo qui
e lavoriamo una maglietta non chiusa assieme. Di nuovo carichiamo, entriamo qui, una magliettissima non chiusa assieme, chiudiamo, una catenella, 3 catenelle, carichiamo 2, entriamo qui e lavoriamo una magliettissima non chiusa assieme. Di nuovo carichiamo, entriamo qui, una magliettissima non chiusa assieme, di nuovo carichiamo 2, entriamo qui, una magliettissima non chiusa assieme, carichiamo, entriamo qui, una magliettissima non chiusa assieme, carichiamo 2, entriamo qui. Una magliettissima non chiusa assieme, di nuovo carichiamo 2, entriamo qui, una magliettissima non chiusa assieme, carichiamo 2, entriamo qui, una magliettissima non chiusa assieme, carichiamo 2, entriamo qui, una magliettissima non chiusa assieme. Chiudiamo le assole, una catenella, 3 catenelle, carichiamo 2, ripetiamo il motivo per i petali fino alla fine del giro. Quindi così 2, entriamo qui, lavoriamo, entriamo qui, lavoriamo, entriamo qui e lavoriamo. Magliettissima, non chiusa assieme, carichiamo il filo. Entriamo qui, carichiamo il filo, entriamo qui, carichiamo il filo, entriamo qui, e chiudiamo tutti assieme. Una catenella, quindi dobbiamo andare a ripetere questi petali fino alla fine del giro. Arrivando alla fine del terzo giro, ho qui 6 assole, entriamo qui e chiudiamo. Facciamo una maglia bassissima. Adesso prendiamo l'uncinetto numero 5, iniziamo il quarto giro. Facciamo 3 catenelle, carichiamo 2 volte, entriamo in questo punto, lavoriamo una magliettissima senza chiudere, di nuovo carichiamo 2, entriamo qui e lavoriamo una magliettissima senza chiudere. Adesso chiudiamo tutte e 3 assieme, una catenella, 1, 2, 3 catenelle, carichiamo 2, entriamo qui e lavoriamo una magliettissima, di nuovo carichiamo 2, entriamo qui e lavoriamo una magliettissima,
Carichiamo due, entriamo qui e lavoriamo una magliatissima. Di nuovo carichiamo due, entriamo qui e lavoriamo una magliatissima. Carichiamo due, entriamo qui e lavoriamo una magliatissima. Carichiamo due, entriamo qui e lavoriamo una magliatissima. Carichiamo, entriamo qui e lavoriamo una magliatissima. Carichiamo due, entriamo qui e lavoriamo una magliatissima. Chiudiamo tutti assieme una catenella. Dobbiamo ripetere questi tre petali, questa sequenza, fino alla fine del giro. E questo è il quarto giro. Vi faccio vedere un'altra volta. Carichiamo due, entriamo qui. Entriamo qui, lavoriamo. Di nuovo due, entriamo qui. Entriamo due, entriamo qui. Entriamo due. Entriamo qui. Carichiamo due, entriamo qui. Carichiamo due, entriamo qui. Carichiamo due, entriamo qui. Chiudiamo. Una catenella per chiudere. Continuiamo fino alla fine del giro. Arrivando alla fine del quarto giro, chiudiamo. Una catenella, una maglia bassissima, lavoriamo il quinto giro. Con l'uncinetto numero 5 andiamo a lavorare maglia altissima doppia, che dobbiamo lavorare 1, 2, 3, 4 catenelle per salire. Carichiamo 3 volte, entriamo qui e lavoriamo una maglia altissima doppia. Di nuovo carichiamo 1, 2, 3. Entriamo qui e lavoriamo una magliatissima doppia. Chiudiamo una catenella. 1, 2, 3, 4. Carichiamo 3 volte. Entriamo qui e lavoriamo una magliatissima doppia. Di nuovo 1, 2, 3, entriamo qui e lavoriamo una magliatissima doppia. Di nuovo carichiamo 1, 2, 3, entriamo qui e lavoriamo una magliatissima doppia. Di nuovo 1, 2, 3, entriamo qui e lavoriamo una magliatissima doppia. Di nuovo 1, 2, 3, entriamo qui e lavoriamo una magliatissima doppia. Di nuovo 1, 2, 3, entriamo qui nel successivo e lavoriamo
una magliatissima doppia. 1, 2, 3, entriamo qui e lavoriamo una magliatissima doppia. Di nuovo 1, 2, 3, entriamo qui e lavoriamo una magliatissima doppia. Chiudiamo tutte assieme. Una catenella. Così abbiamo fatto il primo petalo. Carichiamo 4, 1, 2, 3, 4 catenelle. 1, 2, 3. Entriamo qui e lavoriamo una maglia altissima doppia. 1, 2, 3. Entriamo qui. Lavoriamo una maglia altissima doppia. Di nuovo. 1, 2, 3. Entriamo qui e lavoriamo una maglia altissima doppia. 1, 2, 3. Entriamo qui e lavoriamo una maglia altissima doppia. 1, 2, 3. Entriamo qui, una maglia altissima doppia. Di nuovo carichiamo 1, 2, 3. Entriamo nel successivo e lavoriamo una maglia altissima doppia. Di nuovo 1, 2, 3. Entriamo qui, una maglia altissima doppia. Di nuovo 1, 2, 3. Entriamo qui, una maglia altissima doppia. Chiudiamo tutti assieme. Una catenella. Quindi ripetiamo questo fino alla fine del giro. Arrivando alla fine del quinto giro, chiudiamo qui. Entriamo qui e chiudiamo. Rientriamo e facciamo una maglia bassissima. Adesso cambiamo l'uncinetto. Con l'uncinetto numero 6 andiamo a lavorare 3 catenelle. Carichiamo 2 volte perché adesso dobbiamo ripetere maglia altissima. Di nuovo carichiamo 2 volte, entriamo qui, lavoriamo maglia altissima, chiudiamo assieme una catenella, 1, 2 e 3, carichiamo 2 volte, entriamo qui e lavoriamo una maglia altissima. Di nuovo 1 e 2, carichiamo, entriamo qui e lavoriamo una maglia altissima. Di nuovo carichiamo 2, 1 e 2, entriamo qui e lavoriamo una maglia altissima. Di nuovo carichiamo 2, entriamo qui, lavoriamo una maglia altissima, carichiamo 2, entriamo qui, lavoriamo una maglia altissima, carichiamo 1 e 2, entriamo qui, lavoriamo una maglia altissima, carichiamo 1 e 2, entriamo qui, lavoriamo una maglia altissima,
Carichiamo 1 e 2, entriamo qui e lavoriamo una maglia altissima. Chiudiamo tutte e tre assieme. Una catenella. 1, 2 e 3. Carichiamo 2, 1 e 2. Entriamo qui e lavoriamo una maglia altissima. 1 e 2, entriamo qui e lavoriamo una maglia altissima. 1 e 2, entriamo qui e lavoriamo una maglia altissima. 1 e 2, entriamo qui e lavoriamo una maglia altissima. 1 e 2, entriamo una maglia altissima. Di nuovo 1 e 2, entriamo nel successivo. Lavoriamo una maglia altissima, di nuovo 1 e 2, entriamo qui, lavoriamo una maglia altissima, di nuovo 1 e 2, entriamo qui, lavoriamo una maglia altissima, chiudiamo assieme una catenella. Dobbiamo andare a ripetere questo motivo della maglia altissima fino alla fine del giro. Arrivando alla fine del sesto giro, chiudiamo una maglia bassissima. Guardate che la borsa già sta formando. Adesso facciamo un altro giro, sempre con l'uncinetto 6. Lavoriamo il settimo giro come il sesto giro. Partiamo con 3 catenelle. 1, 2 e 3. Avvolgiamo 2 volte, entriamo qui e lavoriamo una maglia altissima senza chiudere, di nuovo 2, entriamo qui, lavoriamo una maglia altissima senza chiudere, chiudiamo una catenella, 3 catenelle, avvolgiamo 2 volte, entriamo qui e lavoriamo una maglia altissima senza chiudere, di nuovo 2, entriamo qui, una maglia altissima senza chiudere, avvolgiamo 2 volte, entriamo qui e lavoriamo una maglia altissima senza chiudere, di nuovo una maglia altissima senza chiudere, di nuovo una maglia altissima senza chiudere, carichiamo 2 volte, entriamo qui e lavoriamo una maglia altissima senza chiudere, di nuovo una maglia altissima senza chiudere, di nuovo una maglia altissima senza chiudere. Adesso chiudiamo tutte assieme. Una catenella, 3 catenelle e ripetiamo il passaggio. Una maglia altissima senza chiudere, una maglia altissima senza chiudere, entriamo qui, una maglia altissima senza chiudere, una maglia altissima senza chiudere, una maglia altissima senza chiudere. Passiamo nel successivo, entriamo qui e lavoriamo una maglia altissima senza chiudere, chiudiamo tutti assieme.
Continuiamo a ripetere fino alla fine del giro. Arrivando alla fine del settimo giro, chiudiamo una catenella e una maglia bassissima. Una catenella per chiudere. Tagliamo il filo. E lo blocchiamo di dietro. Ecco, terminata la borsa, adesso dobbiamo andare a cucire i manici. Vi faccio vedere sotto, il fondo è di 17 cm. Qui misura la larghezza 43 cm, mentre l'altezza è di 26 centimetri, quindi è una borsa abbastanza media. Prendiamo il nostro manico, andiamo a posizionarlo a centro. Con l'ago e il filo di colore legno andrò adesso a cucirlo alla borsa, passando da sotto in questo modo. Quindi farò questo fino alla fine del buco. Terminato di cucire questo lato, andrò a ripetere la stessa cosa qui. Poi vi dico, possiamo lasciare la borsa così aperta o anche mettere due moschettoni laterali e ripiegarla all'interno in questo modo, e così avremo un'altra forma della borsa. Vedete? Ecco, la nostra borsa è pronta. Potete foderarla a vostro piacimento. Spero che il video vi piaccia. Se così, fatemelo sapere nei commenti. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.